Doink! Cosa c'era sul tuo braccio? Un'ape, fantastico. Non proprio una sensazione piacevole. Dolorosa, pruriginosa, fastidiosa, spaventosa. Ci siamo già passati tutti. Questo succede perché l'ape conficca il suo pungiglione spinato nella tua pelle e rilascia del veleno. Quel veleno contiene proteine che causano dolore e possono influenzare il tuo sistema immunitario e le cellule della pelle. Ma questo non è niente in confronto a quello che deve passare l'ape. Povero piccolo, tu dopo qualche ora starai bene, ma l'ape non troppo. Di solito le api non pungono le persone, a meno che non si sentano minacciate o se vengono calpestate accidentalmente. Il problema è che dopo averti punto, l'ape non può estrarre il suo pungiglione spinato dalla tua pelle. L'unico modo per liberarsi consiste nell'abbandonare il pungiglione. Quel pungiglione, però, non è solo un efficace meccanismo di difesa. Contiene anche parti del tratto digestivo dell'ape, nervi e muscoli che sono purtroppo essenziali per la sua sopravvivenza.